Voilà, buonasera, buonasera a tutti cari ascoltatori di Popolare Network e di Yastaradio.com. Bentrovati nel giardino delle primizie, si va a incominciare con l'impaziente inglese. Ricky è ovviamente qui nello studio di Via Scopella numero 6B a Castel d'Azzano in provincia di Verona e saluta tutti quanti voi. Siete pronti per entrare nel mondo del Britpop? Quello anni 90, quello targato Inghilterra? Sì, siete pronti, dai, lo so, lo so. Sapete che ogni martedì noi siamo qui per dispensare pop. L'impaziente inglese è un programma che viene prodotto da Radio Popolare Verona, ma va in onda su tutto il network, quindi veramente un caro saluto a tutti quanti. Si sa mai. Fra le tante cose che ho detto anche a inizio della serie dell'impaziente inglese si era che in ogni puntata avrei trasmesso un gruppo del 2012, cosa che poi ovviamente non ho rispettato in tutte le puntate. Questa sera invece tengo fede a quello che fu, a quello che dissi nella prima puntata dell'impaziente inglese. Andiamo a sentire un gruppo che si chiama Unquiet Nights. Attenzione, perché questi vale la pena ascoltarli. Riferimenti americani, ma una grande anima british al loro interno. Questo è un esempio della loro musica, Unquiet Nights, Burning the Tracks. Si chiamano Unquiet Nights, Burning the Tracks, dall'album 21st Century Redemption Songs. Grande carica, grande esuberanza, ci piacciono assai. Cercateli su Facebook, Unquiet Nights. Miki, questa è tutta per te.
If I move these star arrangements.